La parola adesso dovrebbe essere collegato Luigi Cantamessa, che è il direttore generale della Fondazione FS, perché uno dei temi già citati dal ministro, se non sbaglio, Luigi, con la sfortuna di quest'anno, ma questo doveva essere l'anno del treno storico, purtroppo in questo maledetto 2020, quindi siamo riusciti poi a fare poco insieme. Però quella della valorizzazione delle stazioni, delle ex stazioni ferroviarie e dei treni storici, credo sia per il nostro paese davvero una grande opportunità, una grande sfida. Quindi passerei a te per farci raccontare e sentire da te qual è l'azione della Fondazione. Grazie Stefano, spero mi sentiate bene. Non si può fare, credo, ciò che le autorevoli persone che mi hanno preceduto e il ministro in accenno ha detto, non si può fare, a mio avviso, senza la comunicazione ferroviaria. In modo particolare, queste ferrovie storiche che sono state tante volte citate sono il sistema venoso del paese. Non arterioso, ma quello venoso, quello periferico, quello che permea il paese in ogni borgata, in ogni valle, in ogni anfratto che questo territorio difficile come quello italiano presenta. Sono circa 8.000 chilometri di ferrovie che hanno oggi solo una funzione integrativa a quella del trasporto delle cose e delle persone. E sono i famosi rami secchi delle ferrovie. Il ministro ha detto una cosa che mi ha commosso. 10 anni fa eravamo visionari profetici. Chi avrebbe 10 anni fa parlato di fare ricettività in un faro in carico ai militari o riaprire una vecchia ferrovia veniva preso per un nostalgico che voleva emulare le battaglie di Napoleone. Oggi invece la realtà, i numeri ci danno ragione. Le ferrovie turistiche trasportano più viaggiatori di quando queste ferrovie erano aperte al servizio pubblico locale. L'esperimento quindi funziona, si estende in ogni dove di questo paese, ma consentitemi l'auspicio, un po' così provocatorio, vorrei muovere la discussione se ci riesco, a questi visionari profetici. Per 10 anni, e io mi ci metto in primis, non tanto visionario, ma quanto cocciuto assertore di questo sistema di trasporto, è stata data la parola e quindi è stata data la possibilità di far capire che questa cosa non è relegata a quattro nostalgici del treno o a quattro nostalgici del trekking. Adesso a questi visionari profetici, come li ha definiti Franceschini, bisogna dare gli strumenti attuativi. Altrimenti, dopo 10 e 20 anni di perorazio cause, noi spenderemo altri 10 anni per realizzare le cose, farle. E quindi il recovery fund, che tanto impone una capacità di spesa rapida, bisogna subito immaginare che il patrimonio di ferrovie turistiche è lì, disponibile, quasi arrivato per caso da noi, dai nostri nonni. Però bisogna immediatamente renderlo oggetto di una profonda rivisitazione normativa. Chiudo, perché so che ho pochi minuti, per i nostri amici rendere l'oggetto di cosa stiamo parlando. Quando sarà possibile, andate a Tirano. Tirano è l'ultimo angolo periferico della rete italiana, da dove parte la ferrovia del Bernina, verso i Grigioni, St. Moritz. Bene, andate a Tirano e seguite per circa 1,5 chilometri che cosa fa la ferrovia retica nel comune di Tirano, che è in provincia di Sondrio. La ferrovia retica passa in mezzo ai cortili, passa in mezzo alla strada. Nessuno la disturba e lei non disturba nessuno. E poi prende il corso sinuoso dei Grigioni, arriva al Pizzo Bernina e arriva nella perla di St. Moritz. Questa ferrovia del Bernina viaggia così da 90 anni. Noi le abbiamo chiuse, le abbiamo relegate in un universo troppo periferico. Ecco, che la ferrovia del Bernina discenda il nostro tacco e arrivi fino a Noto, a Pachino, a Siracusa e in Sardegna. Quindi questo è l'auspicio che il futuro ci porti. Grazie. Grazie, grazie Luigi, grazie mille. Come sempre ci offri tanti tanti spunti nella discussione, poi ti vediamo un pochino nel tuo tempio, vedo tanti bei guardi dietro con varie raffigurazioni. No, insomma, hai descritto bene, insomma, citando anche qualche località,
quella che è un'opportunità, no? Perché questo progetto è da una parte un'esigenza, è un'esigenza anche ancora più sentita in tempi di Covid, insomma, per quello che ha rappresentato anche il turismo sostenibile di quest'estate, ma diciamo è un'opportunità, no? Per tutti noi, perché ce lo richiede il Paese, ma da gestori pubblici è veramente un dovere farlo.